Stavo leggendo, come al solito, le notizie del giornalino della scuola, in cerca di qualche articolo interessante. Qualcosa che potesse risvegliare l'attenzione di una giovane detective come me. Improvvisamente, la mia occasione. Sofia Francioso, alunna della seconda E, sviene improvvisamente in classe possibile causa del soffocamento, veleno. Finalmente un caso per me! Scusa, cosa stai facendo? Indizi. Non distrarmi. Indizi per cosa? Beh, mi sembra ovvio, no? Qui è stato commesso un crimine. Io scoverò il colpevole. Mi serve un indizio. Non dirmi che credi che Sofia sia stata avvelenata. I medici non sbagliano di solito, no? Aspetta, ma tu eri presente? Sì. Ho chiamato io l'ambulanza. La cosa strana è che fino a 5 minuti prima stava benissimo. Racconta. Allora, la tirannide di Pisistrato fu quindi un'età dell'oro per gli antichi greci. Scusa Sofia, ti sto disturbando con la mia lezione? No, no, prof, continui pure. Ah, grazie. Dicevamo che Pisistrato... Sofia, anche la tosse ora. Tutto bene. Dicevamo che Pisistrato... Sì, ti senti male? Sofia! Sofia! Mi serve un'ambulanza. In via Rivoltana, Pioltello. Sì, liceo Machiavelli. Non lo so, una mia amica è svenuta. Secondo il tuo racconto, potrebbe trattarsi di Giannone. Hai presente la puntata 7 della stagione 5 del Detective Conan? Conan? Sì. Allora, la vittima ingeriva il veleno e poi reagiva allo stesso identico modo. No, aspetta, però lì era colpa del maggiordomo. Tu e Sofia eravate molto amici? Beh, gli ultimi 3 mesi erano praticamente inseparabili. Se vuoi trovare il colpevole, io vengo con te. Nemici? Sì. Aveva nemici a scuola? Beh, non è che stesse simpatica proprio a tutti. Scusa, non lo sapevi? Ammettilo che sei stata tu. Sono stata io a fare cosa? Dai, non farla finta tonta. Perché hai avvelenato Sofia? Scusa, mi ripeti chi siete? Mi dispiace. E che a volte si fa prendere un po' troppo la mano. Comunque, io sono Simone. E lei è Lucia. Dicevamo. È vero o no che odiavi Sofia? Certo che la odiavo. Ah, ha confessato! Acuccia. Ed è vero o no che senza di lei ora tu sei la protagonista dello spettacolo? Sì, certo. Reso sono fake, capo chiuso! Ho detto che la odiavo, non che c'entro qualcosa col fatto che sia stata male. Come potevo non odiarla? Sapete almeno come ho ottenuto la parte? Sofia? Vorrei un amore che sia tutto per me. Io sogno la felicità che un giorno verrà. Stop! Tu hai la faccia giusta, ma tu hai la voce giusta. Ma solo indossato il vestito di Biancaneve. Sei solo invidioso. Ah, ok, ho trovato, sono un genio. Sofia, sarai tu la protagonista, ma tu Valeria la doppierai. Oh sì, ce l'ho fatta!
L'ho letto anch'io il giornale e vi assicuro che non sono stata io a avvelenarla. E quale sarebbe il tuo alibi? Beh, tanto per cominciare, io stasera non volevo nemmeno venire. E perché? Il mio piano era far sentire a tutti quanto fosse stonata Sofia. Avrebbe fatto una figuraccia davanti a tutta la scuola. Chiunque l'abbia avvelenata mi ha fatto un favore. Ha avuto un'idea migliore della mia. Sai, ho chiesto un po' in giro, ho fatto domande. Bueno, ¿y qué te dijeron? Mi hanno detto che tu e Sofia circa una settimana fa avete avuto un'accesa discussione, no? Accesa discussione? Ma scusa, non vi eravate menate? Sì, Sofia se l'è cercata. Come mai avete litigato? Dai, su, non è successo nulla. Ammitelo, stai andando conmigo? Cosa? Dai, tranquillizzati, mi sembri pazza. Ah, sei già la loca. Ti do un mese che esco una pilota. Cosa? E ti lamenti tu? Io mi sono pure spezzata un'unghia. Un'unghia? Insiste bien. Io también hubiera hecho lo mismo. Cos'hai detto? Da quando parli anche spagnolo? Beh, tutte quelle puntate in originale dell'ispettore Pepe Carvalho saranno servite a qualcosa, no? Beh, certo, in effetti. Bueno, ¿puedo ir? Sì, sì, gracias. Beh, a questo punto? Rimane solo sospettato. Ti abbiamo colto con le mani nella marmellata. Posso? No. Dai. E va bene. Sei stato tu. Hai avvelenato tu, Sofia. E finalmente il caso è chiuso. Sapevo che sareste arrivati. Come fai a saperlo? Ho letto alcuni tweet al riguardo. State facendo un gran casino a scuola. Dai, su, non perdiamo tempo. Tutti sanno che tu sei l'amministratore di quel sito. Esatto. Bene, e come mai lo odiavi tanto? Beh, perché... Ne volete una? Sono ottime, fa mia nonna. Ti sembra il caso? Senti, mi hai fatto saltare intervallo. Adesso partirà l'ennesimo flashback. Io ho fame. Beh, mi chiedevi perché odio Sofia. Beh, insomma, mi ha rovinato mesi e mesi di lavoro. Che cavolo è successo? Esci? Oh, oh! Esci! Oh, finalmente l'ha scaricato. Sto catorcio ci ha messo un secolo. Ha scaricato cosa? Hai usato il mio computer? Certo, mica è tuo. Volevo soltanto scaricare l'ultimo concerto di Justin Bieber. Ma, uffa, perché non funziona? Perché hai scaricato un virus e adesso il lavoro di mesi e mesi di scuola è andato perduto. Adesso come facciamo col sito? Oh, non mi sembra un grande problema. Tanto faccia già schifo. Ho creato il sito per vendicarmi di Sofia, ma poi con tutti gli iscritti mi sono ritrovato coperto di soldi dalla pubblicità. Insomma, mi sta facendo diventare ricco, non la avvelenerei mai. Un altro buco nell'acqua. Beh, Lucia, in bocca al lupo per le indagini. Grazie, credi. Sicura che non ne avevo una?
regole allora? Cos'è che dovrei fare? Forse ho trovato la soluzione! Sai che ho preso ottima matematica? Davvero? Caspita! Vabbè dai, ciao, ci vediamo domani. Ehi, ciao! Ciao! Chi lo porta? Ieri sei sparita, che te l'hai fatto? Oh, ero in giro, cercavo le ultime prove. Sai, io non so chi è il colpevole. Davvero? Grande, chi è? Qualcuno di molto vicino a Sofia. Qualcuno che poteva facilmente accedere a Lucida Labbra per versarsi dentro il cianuro. In altre parole, tu Simone, sei lui il colpevole. Piantala, fai la sedia. Ma io sono serissima. Mi avevi quasi ingannato, sai, all'inizio. Tutto quel tuo aiutarmi, mentre volevi solamente vedere come procedevano le mie indagini. Però mi hai lasciato tanti piccoli indizi, come briciole. Mi è bastato controllare il registro di classe per vedere che negli ultimi 3 mesi i voti di Sofia erano magicamente diventati alti. Gli ultimi 3 mesi erano praticamente inseparabili. Avrò avuto semplicemente una buona influenza su lei. E perché solo negli ultimi mesi? Non eravate compagni di banco dall'inizio dell'anno? No. Lei ti ricattava. Stai farluticando. Ho fatto una visitina a Sofia ieri. La tua carissima amica mi ha prestato il suo cellulare. Vabbè, gliel'ho rubato. Ma stai tranquillo, non c'è nulla di compromettente su questo cellulare. Hai cancellato molto bene le prove. Se non fosse che ne hai dimenticata una, ti dicono niente le chiamate in uscita da questo cellulare? Perché mai utilizzavi il suo cellulare per chiamare l'ambulanza quando ne avevi uno anche tu? Naturale. Volevi approfittare della confusione della situazione per impossessartene, così da poter cancellare tutte le prove. Visti i tuoi voti, sicuramente avevi trovato un modo per imbrogliare durante i compiti in classe. Però Sofia ti aveva scoperto, ti aveva fatto una foto o un video compromettente. Dai, hai i nomi in spagnolo e non conosci nemmeno una parola? Mi stai stufando. Però rimaneva un'ultima domanda. Dove avevi trovato il veleno? Poi però ho visto le tue pesche. Le noccioli di pesca di albicocca, tutti sanno che c'è una piccolissima quantità di cianuro. Chissà quanto ci hai messo per accumularla tutta. È arrivato il momento di confessare, Simone. Sei stato tu. Sei tu il colpevole. Sicuramente non volevi uccidere Sofia, ma le volevi mandare un chiaro avvertimento. Non si scherza con te, vero? Complimenti. Io che ti consideravo un incapace. È vero, sono stato io. Ho messo io il veleno nell'occhio labbra di Sofia. Ma non troverai nessuna impronta. Le tue prove sono ridicole. Tu credi? Vedremo cosa ne pensa il preside. Quanta fretta. Sono prove ridicole. Ma perché rischiare? Cosa vuoi? Soldi? Anche tu i compiti in classe? Nulla. Mi basta averti incastrato. Signor Ruvolo, mi segue in presidenza. Abbiamo molto di cui parlare io e lei. Finalmente potevo godermi il meritato riposo e un articolo sulla mia grande impresa in seconda pagina. Caso brillantemente risolto! Una Sherlock Holmes in gonnella risolve il mistero. Che esagerato. Caso risolto da Sofia Francioso? Io l'ammazzo!